Oh ragazzi, buongiorno, buongiorno, finalmente sole, siamo ancora nella marina e ho messo qua le cose da appendere perché sennò non si asciugano più. Bellissima giornata, come sempre il buongiorno si vede dal mattino. Buongiorno. Fanculo. Se vuoi piacere. Capisco la montagna. Sì, mare, montagna. Stiamo asciugando quella roba. Grazie, mi piace anche questo. Dormito bene te stanotte? Molto bene. Molto dire. Bene. Decisamente. È stato molto rilassante. C'era un po' di puzza di morto di una certa. Quindi abbiamo per fortuna aperto lo bro. E... sì, sì, sì. Bene, poi anche tu svegliato stamattina con un'ottima canzone sulla macchina vecchia. Sì, le more. Esatto. Dei sonora. Esatto. Dei sonora, giuro bro. Lo giuro bro, dei sonora. Oh, e niente, quindi adesso facciamo una bella colazione lì e poi con calma si parte. Non hai dormito bene te? No. Per niente? No, no, benissimo, dormito bene. Ah, ok. Non mi ricordo di momento in cui sono addormentato. È meritata. Ho notato che mi è andata via la voce. Chiara, la miseria di nuovo. Seconda volta. Che do i pestoni con le ciabatte. L'umidità che ti frega. Esatto. E niente, prima di ripartire in barca facciamo una piccola passeggiatina. Giusto per darmi una mano allo stomaco, alla testa. Ah, siamo a Marciana. Che bello lavarsi i denti, ragazzi. Come si sente a disagio questo ragazzo, un primo piano. Che uomo, guarda come sale, con che potenza, che grosso. Oh ragazzi, siamo partiti finalmente. Mi sono anche mangiato una di quelle pasticche che sto ancora morsicando per il mare. Speriamo che funzioni perché sennò si soffrirà anche oggi. Adesso è venuto fuori fatto sul pavè. Molta buona roba. E finalmente si può bere. Bimba matta, c'è scritto più qua. Non hai la criniera! Eccolo là. Guardalo lì che bello. Vedete ragazzi, ora ci siamo buttati in una barca di altri per fare una piccola festina. Il mare è calmo, tranquillo finalmente. Infatti tra un po' mi tuffo, mi sa. Maledetta primavera che porta a sé il cambio d'aurora. Che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era. E la 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 la. Tutte cose belle volgono al termine, ragazzi, e sta anche iniziando a piovigginare ora. Maledetti, dobbiamo far benzina. Già il porto costa sempre di più rispetto che con la macchina. E qua la Maraia dorme, si riposa. Giulio che sta preparando il suo pezzo trap per il 2025. Il tour, save the date. Lo voglio, e lei mi ha scritto. E niente, niente, adesso ci aspettano altre 5-4 rette di macchine e quant'altro. Io non ho minimamente voglia. Mi fa ridere che io adesso sto benissimo, cioè non ho mal di mare, non ho niente. Abbiamo appena fatto 3 ore di navigazione, ma è proprio fastidioso perché ieri pioggia, burrasca, vento, miseria, ho vomitato tutto il giorno. Invece oggi che è domenica, sole perfetto, così però dobbiamo andare via, quindi la vacanza volge al termine, il weekend in barca. E niente, ora dobbiamo aspettare che si liberi per fare benzina. Poi ormeggiamo e la macchina è là dietro, dobbiamo caricare tutto. E in tutto questo ovviamente avevamo comprato un botto di alcol che ne è avanzata tantissimo perché io non bevevo, Nicole non beveva e in generale abbastanza chill, e quindi avanza, ce la teniamo. Che bello che è il tramonto, ragazzi, fate gli scherzi, guarda che bello. Cazzo ne so, spero che qua parla tutti così, un po' la panuccia.
Finita l'esperienza. Bravo. Mancio per lì degli stivali. Il Chicco non ha paura delle verruche qua. Tanto ormai. Oramai. Oramai cosa, quanto mi rimane da vivere. Esatto. Cioè ragazzi, guardate il colore del cielo. Bellissimo. Comunque, guardare le barche is the new guardare i cantieri 2.0. Cioè di stare qua ora a guardarle. Guardate quanta bella roba avanzata che adesso dobbiamo dividerci. Sono le 9 di sera, ragazzi, ora ci fermiamo a fare metano e dobbiamo cercare un Mac o qualcosa per mangiare. Cioè, di la verità, qua dal benzinaio c'è tipo, fanno dei panini, mi sa. Boh, vediamo ora. Ragazzi, dopo 4 ore in macchina siamo finalmente tornati a casa. Io sono stanco morto, è 12:20 e che dire? Che dire, ragazzi, devo assolutamente dormire, andare a letto, filare. Ora mio fratello va al pronto soccorso perché forse si è rotto il piede oggi in barca. Mannaggia lui, poretto. E io mi sento tutto il corpo che ancora ondeggia, come se fossi ancora in barca. Ma è normale, se per chi di voi ha già provato questa esperienza un po' da marinaio, capisce cosa intendo. E quindi ci vorrà ancora, mi sa, tutta stanotte, domani, per smettere di ondeggiare. Io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo per il video, nel video di domani alle 11 della mattina. Ricordatevelo, numerosi. E gli strumenti che avete per supportarmi li sapete già. Buonanotte.